Ci troviamo nel Sacellum, ovvero la cappellina interna del convento di San Giovanni Rotondo, della clausura. Qui i pellegrini non possono entrare, ci troviamo proprio di fronte alla cella numero 5 di Padre Pio. E questo è un luogo che storicamente segna la cosiddetta segregazione di Padre Pio. Dal giugno del 1931 a luglio del 1933, in questo luogo Padre Pio ha celebrato l'Eucaristia da solo, per ordine del Sant'Uffizio. E quando parliamo di Eucaristia, subito ci viene in mente un episodio che ci racconta la stessa Cleonice Morcaldi, una sua figlia spirituale, che nel porgere a Padre Pio alcune domande sulla comunione, si sentì rispondere che la comunione è la fusione dell'anima con Cristo Eucaristico. Cleonice gli chiese anche quale grazia desiderasse ricevere durante la Santa Comunione. Padre Pio rispose senza esitazione che sia anche io un altro Gesù, tutto Gesù, sempre Gesù. E Padre Pio mirava l'identificazione e imitazione di Cristo. Questa sua tensione interiore l'ha espressa anche quando, sempre a Cleonice, che chiedeva come doveva pensarlo, rispose: pensami imitatore di Cristo. Proprio a tal proposito c'è un bellissimo episodio che ci racconta padre pellegrino Funicelli, che è confratello di Padre Pio, il frate che ci ha donato il beato transito di Padre Pio da Pietrelcina, che anche questa sera avremo modo di riascoltare. E lui racconta che appena arrivato qui a San Giovanni Rotondo, padre Pellegrino aveva intuito quanto Padre Pio amasse Gesù Eucaristia e sapeva che egli aveva tanto bisogno di vederlo amato anche dagli altri, da sembrare, secondo lui, il vero e proprio questuante di amore per Gesù. E allora, non per indispettirlo e per farlo soffrire, ma per preavvertirlo che avrebbe potuto dargli soltanto qualche piccola soddisfazione, disse in un lampo di sadismo e possiamo dire anche di malignità. Padre Pellegrino disse a Padre Pio: io non ci credo a Gesù Eucaristia. Questa sua provocazione non era tanto spinta e paradossale quanto potrebbe apparire a prima vista, ma lui con quell'espressione ribadiva soltanto la sua poca devozione verso il sacramento dell'altare, e di fronte alla sua spudoratezza, più che sincerità, il volto di Padre Pio, possiamo immaginare, si infuocò, emise qualche singhiozzo, qualche lacrima, poi accettò, per asciugarsi le lacrime, un suo fazzoletto bianco, quindi se ne servì e lo restituì. E passati alcuni attimi, possiamo immaginare la scena, attimi imbarazzanti, forse molto penosi per lo stesso Padre Pellegrino, finalmente Padre Pio aprì bocca per esporgli in due parole la situazione, e disse proprio con la sua solita franchezza, prontezza e precisione: tu vuoi proprio vedere Gesù in faccia, è vero? Faccia a faccia. E allora tu devi diventare come Gesù Cristo, pane profumato per i denti di tutti e vino fresco per la gola degli amici e dei nemici. E dopo una brevissima pausa, senza dargli neanche il tempo di mettersi in atteggiamento difensivo, Padre Pio alzò il dito accusatore nei suoi confronti e disse: tu mi hai criticato. Padre Pellegrino, possiamo immaginare, divenne un lampo di fuoco per la vergogna. Lui, proprio in quei giorni, aveva detto ad una persona un'espressione del seguente tenore: io sono Gesù, proprio Padre Pio disse. E dopo averla ascoltata ripetere quella stessa mattina, Padre Pellegrino, come uno sciocco che capisce le cose a metà, scrive proprio lui nella sua testimonianza, lo aveva criticato. Tu mi hai criticato, continuò ancora Padre Pio, con un tono di voce molto dolce e con un certo indifendibile sorriso sulle labbra. Sembrava che invece di mollargli un vero e proprio ceffone alle parole di Padre Pellegrino, ceffone potremmo dire meritatissimo per l'abbaglio preso, Padre Pio volesse accarezzarlo e dirgli quanto sei bello, quanto sei grazioso. Ecco, così lo racconta lo stesso Padre Pellegrino nelle sue memorie. Sembrava che si sarebbe molto divertito se lì, su due piedi, si fosse anche sentito ripetere direttamente tutte le accuse, tutte le critiche fatte in sua assenza, proprio nei confronti di Padre Pio. Invece Padre Pio tacque, non disse nulla.
Per poco non gli prese un colpo a padre Pellegrino. Padre Pio continuò: eppure tutti dovremmo dire, io voglio essere Gesù. Tutti dovremmo ripetere con Gesù, questo è il mio corpo, mangiate fratelli, questo è il mio sangue, bevete fratelli. E tutti, continua ancora padre Pio a padre Pellegrino, dovremmo offrire davvero la nostra carne, il nostro sangue come pane e vino sull'altare di Dio, sulla mensa dei fratelli. Soltanto così, disse padre Pio a padre Pellegrino, Gesù si manifesta a noi. Hai capito? Usò un'espressione straordinaria. Hai capito, cucciolone? Disse padre Pio a padre Pellegrino. Più che una tesi dogmatica, scrive padre Pellegrino nei suoi testi, gli offrì con poche parole un po' del suo intimo e lo offrì con una semplicità e soprattutto con una fiducia di cui fece poi padre Pellegrino tesoro, perché dopo quell'attimo padre Pio tacque e andò via, tornò in chiesa. Padre Pellegrino restò solo, andò nella sua cella e scrisse: il principio di credersi cibo e bevanda per tutti, da lui vissuto e sofferto, fu per me la scoperta di una perla preziosa. Quella sera, scrive Padre Pellegrino, chiuso nella mia cella, mi dicevo con tanta amarezza: ora capisco perché, chi lo vuol cotto e chi lo vuol crudo, questo Padre Pio, che si è fatto pane e vino per il Signore e per i fratelli. E se ci provassi anch'io, non farei mica male, ma temo di essere troppo indigesto per i fratelli e poco gradito al Signore.